Questo è un teaser, il che vuol dire che vi stiamo teasando, vi stiamo cercando di far venire l'acquolina in bocca di uno spettacolo teatrale che si chiama Grandi Numeri, sull'analisi dei dati personali, la slam poetry, la stand-up comedy, alle musiche composte ed eseguite da Giovanni Frison, uno dei maestri della musica contemporanea italiana, che non sarà purtroppo in scena con me perché in tour mondiale ci sarò soltanto io e Sciano Renzo Maragoni, ma proprio per teasarvi vi facciamo una versione piano e voce di un pezzo che sta nello spettacolo e che parla della nascita del nostro migliore amico. Una sera d'estate del 93, mia madre è venuta da me, aveva in mano una scatola, le ho chiesto cos'è. Mi ha detto Lorenzo, questo è internet. Le ho chiesto, mamma, ma internet, che cos'è? Mi ha detto, non ho la minima idea, ma ormai il mondo è cambiato, le cose sono compiute, la tua stanza diventerà la stanza del computer. Ho preso il mouse, ho fatto il mio primo click, ero pieno di paura. Sono andato su un sito di nome Virgilio, mi ha portato in una selva oscura. Da quel momento in poi ho iniziato ad andare su internet sempre, il pomeriggio dopo scuola, di sera, di notte, andare sui siti, a leggere i blog, a cercare risposte su Google, su Yahoo Answer, a esprimere i miei sentimenti su Tumblr, a scaricare foto che comparivano una striscia per volta, a scaricare canzoni che si scaricavano un mega alla volta. Abbiamo iniziato a lasciare tracce di chi eravamo mentre conoscevamo internet e lui. Conosceva noi, meglio di noi. Poi una sera d'estate del 2007, Steve Jobs è venuto da noi, ha detto, le mie promesse io le ho mantenute, da oggi potrete portarvi in tasca la stanza del computer. Eravamo perplessi, eravamo basiti, tutto il pubblico è rimasto zitto, finché qualcuno ha chiesto, Steve, quanto ci costa? Ha risposto, tranquilli ragazzi, solo 3 mesi di affitto. Ho aperto la camera frontale, ero pieno di paura. Ho aperto un'app che si chiamava Facebook, sono entrato in una selva ancora più oscura. Da quel momento in poi abbiamo iniziato a condividere tutto, sempre, ogni nostro pensiero, ogni nostra foto. Abbiamo iniziato a condividere in tutti i momenti della giornata, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Siamo diventati centri produzione dati, abbiamo iniziato senza mezzi termini, senza condizioni, a firmare termini e condizioni, a condividere musica, sticker, geolocalizzazioni e chili di foto di cibo e ore di messaggi vocali. Abbiamo costruito nuove reti sociali, abbiamo iniziato a conoscere questo nuovo mondo, mentre lui conosceva. Cercava biscotti, proponeva biscotti, bevevamo una birra, proponeva una birra, sognavamo di andare in vacanza, in effetti ci proponeva una bella vacanza. Cercavamo l'amore, proponeva Tinder, cercavamo vestiti, proponeva Vinted, cercavamo un fastidio intercostale, proponeva di certo un male mortale, ma il personal trainer, le offerte di Shane, il feed di TikTok, le promo via mail, i codici sconto sono tutti per te. Gli abbonamenti, le video ricette, i contenuti premium, le newsletter, 30 giorni di prova sono tutti per te. Grandi Numeri, di e con Lorenzo Maragoni,
musiche composte ed eseguite da Giovanni Frison.